stiamo meditando, seguendo il consiglio di San Luigi Maria di Monforte, che ci chiede di svuotarci di noi stessi. Oggi mediteremo ciò che troviamo a pagina 43, che tutti quanti potete seguire dal libretto e così fare questi 10-15 minuti di adorazione al Mater Santissimo, pensando proprio a queste cose che ci vengono suggerite e tratte dal trattato da Padre Antonio Crocio Marino, Teologia della Perfezione Cristiana. Per fare un riassunto che abbiamo visto in questi giorni, dal Padre Crocio Marino ci viene spiegato come combattere lo spirito mondano e abbiamo visto che ci fa fare come dei propositi per andare incontro allo spirito del mondo, per togliere da noi stessi questo spirito del mondo, se abbiamo qualcosa dello spirito del mondo che intacca la nostra anima. La prima cosa sulla quale ci ha fatto meditare e prendere dei propositi, innanzitutto il primo proposito è quello di fuggire le occasioni. Fuggire le occasioni perché con la tentazione non si deve dialogare, se no facciamo l'errore di Eva nella prima tentazione. Eva che si è messa a dialogare, doveva fuggire, doveva pregare, ci ha fatto a dialogare. Quindi ha dato uno spazio, e noi dobbiamo fare proprio l'esatto contrario che faceva, cioè scappare dalle tentazioni, dalle occasioni di peccato. Seconda cosa, ravvivare la nostra fede, ravvivandola opponendo alle massime del mondo, alle massime del Vangelo, quindi del Vangelo di Gesù. Terza cosa che ci fece considerare e fare come proposito, considerare le vanità del mondo, sapere che tutto passa, tutte queste felicità che propone il mondo sono tutte felicità effimere, tutto felice, sono così passeggeri che veramente non valgono tutto assolutamente niente. E oggi ci fa meditare con questo proposito, il quarto proposito che ci fa fare meditare, ci chiede di calpestare il rispetto umano, quindi non avere rispetto. Disprezzo che facciamo in presenza di Dio,
davanti al quale siamo sempre. Uno non agisce in maniera cristiana, secondo il nome del Vangelo, per rispetto umano, quindi per vergogna davanti agli altri, deve pensare che prima di tutto sta davanti a Dio. Per quale motivo, figli miei, questi cattivi cristiani ridono di voi e mettono in ridicolo la vostra devozione? E lui dice: oh figli miei, io vi dirò la vera causa, è che non avendo la virtù di fare quello che fate voi, vi guardano con antipatia, perché con la vostra condotta svegliate i rimorsi della loro coscienza. Sapete perché? Chi ci insulta, chi ci schiarisce perché andiamo alla messa, perché preghiamo il rosario, eccetera, eccetera, in realtà ci invidia perché questa persona, non essendo virtuosa, invidia il fatto che noi riusciamo a fare ciò che questa persona non riesce a fare, ma in realtà vorrebbe pure fare. Ma state ben sicuri che i loro cuori, lungi dal disprezzarmi, vi professano grande stima. Se hanno bisogno di un buon consiglio o di raggiungere da Dio qualche grazia, non crediate che ricorrano a quelli che si comportano come loro, ma agli stessi che hanno preso il giro, almeno con la parola, se serve qualche cosa, vengono da noi, o vengono da coloro che cercano per l'intendere. Per questo, ecco, poi ognuno di voi può leggere tutto il testo e meditare un attimino se anche noi, forse in qualche occasione, alcune volte, ecco, questo spirito mondano che ci fa avere il rispetto umano ha attaccato la nostra anima, o quello significa che forse lo pratichiamo in certe occasioni,
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Maria, Regina della Pace. Recitiamo questo Santo Rosario per l'anima di Lucia e per tutte le nostre intenzioni. Nel primo mistero della luce, Gesù è battezzato nel Giordano. In quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutti.
specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposali in pace. Amen. Regina della pace, San Giuseppe. Nel secondo mistero della luce, Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirò. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splendi ad essi la luce perpetua, riposami in pace. Amen. Regina della pace, San Giuseppe. Nel terzo mistero della luce, Gesù annuncia l'avvento del regno di Dio e invita la conversione.
e vivi e credete al Vangelo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Regina della pace, San Giuseppe. Nel quarto mistero della luce, Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Una nube li avvolse e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il mio figlio prediletto, l'eletto, ascoltatelo».
dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Regina della pace, San Giuseppe. Nel quarto mistero della luce, Gesù è trasfigurato, non scusatemi. Nel quinto mistero della luce, Gesù istituisce l'Eucaristia nell'ultima cena. Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splende ad essi la luce perpetua, riposami in pace. Amen. Regina della pace, San Giuseppe. Salve, o Regina, Madre misericordia, guida, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente.
desiderio di essere lodato, dal desiderio di essere preferito agli altri, dal desiderio di essere consultato, dal desiderio di essere approvato, dal timore di essere umiliato, dal timore di essere disprezzato, dal timore di soffrire di pulse, dal timore di essere calunniato, dal timore di essere dimenticato, dal timore di essere preso in ridicolo, dal timore di essere ingiuriato, dal timore di essere sospettato. La conoscenza e l'amore del mio nulla, la perpetua memoria dei miei peccati, la persuasione della mia meschinità, l'abborrimento di ogni vanità, la pura intenzione di servire Dio, la perfetta sottomissione ai voleri di Dio, il vero spirito di compunzione, l'obbedienza senza riserve ai superiori, l'odio santo di ogni invidia e gelosia, la prontezza del perdono nelle offese, la prudenza di tacere negli affari altrui, la pace e la carità con tutti, l'ardente brama del disprezzo e delle umiliazioni e di essere trattato come te e la grazia di saper accogliere questo salutamento. O Maria, Regina, Madre, Maestra degli umili, prego. O giusti tutti, santificati specialmente per lo spirito di umiltà, pregate per me. Preghiamo. O Dio, che resisti ai superbi e dai la grazia agli umili, concedi a noi la virtù della vera umiltà, di cui il tuo unigenito mostrò ai fedeli l'esempio della sua persona, affinché non avvenga mai di provocare la tua indignazione con l'esaltare nell'orgoglio, ma piuttosto, sottomettendoci umilmente, possiamo ricevere i doni della tua grazia, così sia. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli.
Dio sia benedetto. Benedetto è il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto è il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen.
Iniziamo questa Santa Messa con il canto 158, Madre Santa. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per la tua gloria e per la nostra salvezza hai costituito sommo ed eterno sacerdote il Cristo tuo Figlio, concedi a noi, divenuti il tuo popolo mediante il suo sangue, di sperimentare nella partecipazione al sacrificio eucaristico la forza redentrice della croce e della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Sapienza. Nella Sapienza c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri,
anche più sottili. La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento. Per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È affluvio della potenza di Dio, emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato penetra in essa. È riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e immagine della sua bontà. Sebbene unica, può tutto, pur rimanendo se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza. Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione. Paragonata alla luce, risulta più luminosa. A questa infatti succede la notte, ma la malvagità non prevale sulla sapienza. La sapienza si estende vigorosa da un'estremità all'altra e governa a meraviglia l'universo. Parola di Dio. La tua parola, Signore, è stabile per sempre. Per sempre, oh Signore, la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà di generazione in generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda. La tua parola, Signore, è stabile per sempre. Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino a oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. La tua parola, Signore, è stabile per sempre. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti, che io possa vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi.
abbiamo visto un importante culto nella Chiesa con la Vergine Maria, e come la Vergine Maria è un mezzo necessario per la nostra salvezza, e come pure molti cattolici pensano in maniera errata il fatto che chi ama tanto la Madonna, prega tanto la Madonna, sminuisce il Figlio Gesù. E quindi questo abbiamo capito, che in realtà non si trova di niente a Gesù, ma al contrario, tramite Maria noi onoriamo molto meglio Gesù, anzi lo facciamo in maniera più perfetta. Ecco perché l'importanza della consacrazione alla Vergine Maria. Andando avanti, un'altra verità che dobbiamo tenere in considerazione è il fatto che noi per mezzo del battesimo apparteniamo a Cristo, siamo consacrati a Cristo, e Cristo vuole che noi portiamo frutto, frutto con opere buone. E questo frutto che noi dobbiamo portare a Lui, perché Lui è il nostro padrone, Lui è il nostro padrone. Ecco che questo frutto dipenderà appunto da noi stessi, da come noi, ecco, collaboriamo alla fine con Cristo, che alla fine Lui è l'unico al quale noi dobbiamo rivolgerci. Ma questo viene sempre meglio con la Vergine Maria. E come dirà pure il Santo più avanti, con la consacrazione che si fa a Cristo mediante Maria è come avere un nuovo battesimo, perché è come portare al massimo splendore le esigenze del nostro battesimo in maniera più perfetta. Lo spiegherà tutto. Perché? Perché ci facciamo schiavi. E qui ecco la differenza della schiavitù con la servitù, che spiega benissimo San Luigi Maria di Monforte. Siamo a pagina in questo momento 36. Il grande santo, grande santo San Luigi, spiega la differenza tra il servo e lo schiavo, proprio per farci capire quanto è importante il fatto che ci chiamiamo schiavi di Maria quando noi ci consacriamo a lei in questo modo, perché le diamo tutto, le diamo tutto. Lui spiega così, dice: il servo, facendo le differenze, inizia, sono quattro principalmente, dice innanzitutto: il servo non dà al padrone tutto ciò che è, tutto ciò che ha e tutto ciò che può avere da altri o da se stesso. Il servo quindi si tiene delle cose, invece dice lo schiavo si dà interamente con quanto possiede e quanto può acquistare senza nulla escludere. Quindi lo schiavo, sia quello che è, sia quello che ha, in realtà appartiene tutto al padrone. Seconda cosa, il servo esige un salario per i servizi che presta al padrone. Lo schiavo invece non ne pretende, non ne può pretendere alcuno. Lo schiavo non può pretendersi niente. Terza cosa, il servo può lasciare il padrone quando vuole, o almeno al termine del servizio, del contratto, si finisce, e io lo posso lasciare. Lo schiavo che è schiavo, non ha diritto di abbandonare il padrone quando vuole. E infine, il servo è al servizio del padrone solo per un dato tempo, lo schiavo lo è per sempre. Mi chiamo allora questo tutto a noi che ci vogliamo fare schiavi di Maria, che già lo siamo e dobbiamo rinnovare la nostra schiavitù mariana. Vogliamo dare tutto ciò che siamo e che abbiamo a lei, senza scordare niente. Tutti quelli, lo spiegherà anche più avanti, tutti i meriti che possiamo ottenere noi grazie alle buone opere, tutta la Madonna, tutta Maria, sarà lei che deciderà come usare. E poi questa consacrazione, anche se fatta una volta, vale per sempre, che va sempre rinnovata per tutti gli anni, ma una volta fatta è fatta per sempre. Lo schiavo è per sempre. Quindi dice, tramite questa consacrazione noi dunque non possiamo appartenere a Gesù come servi stipendiati, ma come schiavi che, mossi da un grande amore, si consacrano al servizio in qualità di schiavi. Questo significa essere schiavi. E poi per
di santi. È lecito potersi definire schiavi d'amore della Santissima Vergine, perché per essere così più perfettamente schiavi di Gesù. Lei infatti non è come le altre creature, le quali, se ad esse ci affezioniamo, anziché avvicinarci a Dio, ci fanno allontanare. Se uno si affeziona a qualsiasi altra creatura, in realtà mette il cuore in quella creatura, e quella creatura, invece di avvicinarla a Dio, la allontana. Un po' quello che insegna Sant'Ignazio di Loyola negli esercizi spirituali, è un principio e fondamento, e dice che le creature non le dobbiamo usare. Le creature tanto quanto ci avvicinano a Dio e allontanarcene tanto quanto ci sono gli ostacoli. Ecco. Quindi l'inclinazione più forte di Maria, se noi ci attacchiamo a Maria, lei che farà? L'inclinazione più forte di Maria è di unirci a Gesù Cristo. Così come il desiderio più forte del figlio è che si vada a lui per mezzo della sua Santa Madre. Quindi colui che si attacca a Maria fa nient'altro che attaccarsi pure di più a Gesù Cristo, perché sarà Maria a farlo attaccare a Gesù, attaccare, amare, per possedere Gesù. E questa è penso la cosa più bella, quando uno scopre il significato della schiavitù, dice questo è quello che voglio, cioè, non voglio più niente per me, ma mi metto io completamente nelle mani di Maria e tramite me tutto ciò che ho, tutto ciò che possiedo, tramite lei a Gesù, che è una cosa veramente grande, enorme. Per oggi terminiamo qua, domani si inizieranno a vedere le varie devozioni, tutto ciò che riguarda le false devozioni, le false devozioni di Maria e poi si vedranno i veri devoti. Come Maria il numero 81. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio. Padre, concedi a noi, presbiteri, Dio onnipotente, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che ci troviamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E il vostro cuore è giusto. È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo bene della risurrezione finale, partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo lì. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. E fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti amano, misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che hanno nel tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per il Cristo, con Cristo e con Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Agnello di Dio, che corpi per la tua
57 nel mio cuore, il numero 207. La paz.
consacriamo alla Vergine Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la gioia di partecipare a questo sacrificio, memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, fa di tutti noi un'offerta perenne per la tua gloria, per Cristo nostro Signore. Preghiera San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, riferisci nella battaglia, sei tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia all'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie a Dio. Santa Maria del Cammino, 160.